Argomento, vi portiamo alla scoperta del metodo Feldenkrais, una ginnastica riabilitativa usata anche da atleti, ballerini ed artisti. Giuditta Castellanza. Movimenti consapevoli come strumento per migliorare la salute. A Brescia, tra gli eventi della capitale della cultura, il convegno e le lezioni dell'associazione insegnanti del metodo Feldenkrais, dal nome del fisico ingegnere israeliano che lo ha ideato negli anni 40. Il corpo diventa, attraverso il movimento, un luogo di apprendimento. Parliamo di un movimento evolutivo, perché migliora il modo di funzionare del corpo. Si rivolgono a noi per risolvere problematiche, dolori che derivano dalle abitudini, cattive abitudini, posture, problematiche di tipo neurologico, persone che sono impegnate in percorsi di riabilitazione. Adatto a tutte le età, spiegano, potenzia schemi motori e creatività, usato anche da atleti, ballerini e artisti, la sua storia in Italia dagli anni 80. A tema nel convegno anche la capacità del sistema nervoso di riorganizzarsi e il ruolo che ha l'osservazione delle azioni. Miglioramento della propria performance motoria e anche dei cambiamenti neuroplastici. Al via in Veneto la prima sperimentazione sull'efficacia del Feldenkrais nella riabilitazione di bambini con paralisi cerebrale.